Ciao a tutti, mi chiamo Erika Ferreri e sono l'autrice del blog ognericciounpasticcio.com. Questa mattina sono andata a fare la spesa per lo chef Mattia Barciulli. Per lui ho scelto ingredienti tipici toscani. Sono proprio curiosa di vedere cosa mi cucinerà. Sei curioso di vedere cosa ho preso per te? Vediamo un po'. Quante cose carine, dai! Ci sono i pomodori, il basilico, la zucchina. Però vedo un paio di cose che mi viene in mente uno dei miei masterpiece, che voglio farti assaggiare. Speriamo di averti messo in difficoltà. Eccoci qua con i nostri ingredienti. Vedendo subito il pane raffermo e i pomodori, mi vengo a pensare subito papa al pomodoro. Poi basilico, basilico pesto. Ci manca di fare la pasta, così ti preparerò un raviolo di pappa al pomodoro, sopra un pesto di basilico. La pappa al pomodoro, proprio un must toscano, rivisitato davvero in modo creativo. È il momento di partire, e quindi facciamo la pappa al pomodoro. Ho preparato acqua e ghiaccio perché voglio sbollentare i San Marzano. Andiamo a tutta energia e mettiamo intanto la cipolla a colorare con dell'olio. La mettiamo qua da sola in modo tale che quando ce la siamo dimenticata lei sarà pronta. Come per un risotto. Brava, bravissima. Allora, veniamo dal nostro San Marzano e lo andiamo a pelare. Ti aiuto? Ma con piacere. E poi semplicemente lo tagliamo a pezzetti grandi. Allora, il nostro pomodoro è pronto, la cipolla tra un po' c'è, quindi li facciamo incontrare. Un pochino di sale e lo mettiamo a una velocità media per quasi un'oretta. Andiamo con il pane, Pane toscano. Perché c'è anche altro pane? Io non ho mai sentito dire questo. Lo mettiamo tutto dentro. Sì. Lo lasciamo dentro a macerare per almeno una mezz'oretta e finalmente la nostra pappa è pronta. Facciamo la pasta. Bene, allora tutto quello che conoscevi vedrai che cambierà da oggi. Prendo il mio miglior amico, l'artisan che ci darà mano a fare la pasta. Farina 00, ne usiamo 200 grammi. E poi siccome facciamo un raviolo rustico, voglio che l'esterno sia un po' poroso. Semola, 50 grammi. Un bel trucco questo. Ti piace? 100 grammi di uova intere. Pizzico di sale e lo facciamo lavorare. Tempo? 3-4 minuti, non di più. Velocissimo. Ti voglio far vedere un altro trucco. Come sai, la pasta deve riposare per un po', almeno una mezz'oretta. In questo caso però voglio utilizzare un sistema innovativo che è il sottovuoto. Guarda un po'. Fantastico. Gli lasciamo quei 5 minuti e nel frattempo facciamo il pesto. Prima gli ingredienti più duri, per cui i pinoli, uno spicchio d'aglio, il parmigiano a cubetti e per poterlo lavorare giusto due gocce d'olio, un pizzico di sale e il nostro grande amico, il frullatore a immersione. Ecco qua, abbiamo la pappa al pomodoro, abbiamo la pasta, abbiamo il pesto. Tempo di fare i ravioli. Tiro fuori la nostra pasta. È diventata proprio gialla, Hai visto? Cominciamo a stenderla al massimo della dimensione, che in questo caso è il numero 1, alla velocità più bassa. Senza fatica. Andiamo al numero 5. E ricominciamo. Tirare così la sfoglia è più facile, C'è il trucco. Ti viene più voglia di farla anche più spesso. Mettiamo a riposo il nostro migliore amico e cominciamo a questo punto a stendere la nostra sfoglia per fare i ravioli. Prendiamo tagliapasta. Eccolo qua. È il momento della pappa al pomodoro. Davvero una bella idea. Spruzzo un pochino di acqua e guarda, li chiudo così. Lato, e poi chiudiamo come un piccolo sacchetto. Quindi non il classico raviolo, proprio un sacchettino. Sì,
Buono. Chi va piano? Va sano e mangia poco. Giunta alla fine. Acqua che bolle. Mettiamo il sale. Un pochino di sale. I nostri ravioli. Usiamo proprio un piatto fondo classico. Nel frattempo prepariamo con del parmigiano delle piccole scagliette. Ci siamo, andiamo allo scolo. Andiamo quindi con la nostra pinza a posizionarli. Qualche scaglietta. E andiamo a cercare un po' di basilico carino. E il nostro raviolo è pronto. È il momento del tuo giudizio, ma per corromperti prima voglio farti una sorpresa. Non si può festeggiare se non si brinda. L'assaggio e poi brindiamo. Vado? Prego. Fantastici. Meno male, va. Era non un si pensiero, può dire va. Niente. Volevo essere cattiva, ma ti è piace? Impossibile. Molto. Mi fa proprio piacere. Allora brindiamo a questo raviolo, a una nuova amicizia e a Extra Kitchen Energia in Cucina.